Ciao a tutti ragazzi, io sono Feraz e oggi siamo su un nuovo episodio di Dragon Ball What If. Questa volta siamo nella seconda parte della saga di Buu. Beh, non ho molto da dirvi, se devo essere sincero, quindi semplicemente ragazzi, spero che l'episodio vi piaccia e buona visione. Nell'episodio precedente Bardock si è sacrificato per uccidere, senza alcun risultato, Majin Buu. I guerrieri riuniti notano la mancanza di Bardock e Gohan e in preda alla disperazione appunto sembra che non ci siano più opportunità di sconfiggere Majin Buu. Goku cerca di tranquillizzare tutti e dice che si potranno resuscitare sia Bardock che Gohan una volta finito tutto. Il Saiyan spiega che nell'aldilà ha imparato una tecnica potentissima, ovvero la fusione metamorana. Questa tecnica permette a chi la usa di fondersi con un altro individuo di forza e statura simile, in un individuo ancora più forte. Goku dice che non può fondersi con Vegeta, dato che, essendo morto, la fusione non funzionerebbe. Il Saiyan decide, quindi, di far fondere Goten e Trunks, che potrebbero sconfiggere Majin Buu. Dopo aver spiegato ai due piccoli Saiyan come fare, Goku decide di affrontare Majin Buu per guadagnare del tempo. Nel frattempo, il mostro sta cercando i guerrieri restanti per sterminarli, distruggendo qualche città per il tragitto. Nel frattempo, Goten e Trunks si allenano per imparare a fare bene la danza. Dopo svariati tentativi, decidono di entrare nella stanza dello spirito del tempo per migliorare la fusione e sbloccare nuove tecniche che potrebbero aiutarli nello scontro contro Majin Buu. Nel frattempo Goku, dopo aver mostrato tutte le sue forme del Super Saiyan e aver fatto prendere del tempo ai due piccoli Saiyan, decide di ritirarsi, dato che ormai il suo tempo di permanenza sulla Terra era finito. Goku, anziché tornare dal di là, viene convocato da Kaioshin e Somo nel pianeta dei Kaioshin. Qui il Saiyan vede suo figlio che si sta allenando con una spada e degli abiti da Kaioshin. La spada usata da Gohan è una potentissima arma in grado di sconfiggere ogni nemico, la leggendaria spada Z, una spada potentissima. Questa spada probabilmente sconfiggerà Majin Buu, ma chi l'utilizzatore deve allenarsi per usarla al meglio. Qui Goku abbraccia il figlio e parla della situazione con i Kaioshin. Nel frattempo Majin Buu ha subito una metamorfosi in seguito ad una successione di avvenimenti che lo hanno portato a diventare amico di Mr. Satan. Diventare buono, tornare cattivo dopo essere stato assorbito dalla parte malvagia che è stata espulsa tempo prima. Nel frattempo Goten e Trunks hanno migliorato di molto la fusione e hanno sbloccato delle tecniche molto potenti. Con una trappola attirano Super Buu nella stanza dello spirito del tempo. Qui Gotenks e Piccolo affrontano Majin Buu. Si consuma uno scontro molto cruento, Gotenks malmena Super Buu mentre Piccolo dà manforte ai due piccoli Saiyan che si sono fusi. Poi Gotenks colpisce Super Buu con una Kamehameha e lo scaglia via. Ora è turno di Piccolo, lo colpisce con un cannone dell'anima speciale, lo malmena con una combo molto potente e lo stordisce. Super Buu si rialza ridendo, dato che non stava facendo sul serio. Arrabbiato per la umiliazione, tra virgolette, si scaglia sui due nemici, li tartassa di colpi energetici e para tutti i colpi che riceve. Li stordisce e qui assorbe i due guerrieri, ovvero Gotenks e Piccolo, e diventa molto più potente. Uscendo dalla stanza dello spirito del tempo, assorbe i restanti guerrieri Z. Nel frattempo, Gohan, durante un allenamento contro un materiale molto resistente, rompe la spada Z. Da essa proviene prima del fumo, e poi esce il vecchio Kaioshin il Sommo, che propone al Saiyan di diventare molto più forte e sbloccare tutta la sua potenza sopita attraverso un rituale, per sdebitarsi appunto del favore che gli ha fatto il Saiyan, ovvero quello di liberarlo dalla spada. Bardock, nel frattempo, viene riportato sulla Terra con un permesso speciale da Rayhammer, per poter dare l'opportunità a Gohan e Goku di trovare un modo di sconfiggere il demone. Bardock, arrivato sulla Terra, cerca Super Buu. Dopo averlo trovato, si nasconde e lo osserva nel frattempo che distrugge delle città. Nel frattempo cerca di elaborare un piano, perdendo molto tempo. Invece, nel pianeta dei Kaioshin, il rituale di Gohan viene completato. Il Saiyan diventa molto più forte e sblocca la forma suprema. Trasformato in questa forma, si teletrasporta sulla Terra da Majin Buu. Qui, insieme a Bardock, decide di sfidare il demone. All'inizio,
Buu viene malmenato dai due Saiyan, che lo colpiscono con i loro colpi migliori. Il demone scaglia dei colpi dell'aura disperati per liberarsi dalla morsa dei colpi, che colpiscono in pieno i due Saiyan. Poi si avvicina ai due avversari e si prepara ad eliminarli. Vegeta, che si stava allenando per ottenere il Super Saiyan 3, arriva già trasformato nella sua forma suprema e colpisce con tutte le sue forze Super Buu. Il demone sconvolto resta terzo per un po', mentre che distacca dal suo corpo un pezzo di carne per assorbire il Saiyan. Vegeta, mentre fa lo spavaldo, si avvicina a Super Buu per finirlo. Nel frattempo i due Saiyan, che sono rimasti in disparte, si alzano e si avvicinano a Vegeta. Neanche tempo di avvicinarsi che Majin Buu assorbe Vegeta, ottenendo un aspetto simile al suo e una potenza spaventosa. Qui Goku decide di precipitarsi nello scontro, sotto consiglio del vecchio Kaioshin, che scambia la sua vita con quella di Goku, e gli passa due orecchini Potara che permettono ad un individuo di fondersi in una fusione permanente. Goku, tornato in vita, si teletrasporta sulla Terra, afferra il figlio a velocità e lo porta con sé sul pianeta dei Kaioshin. Qui spiega l'andazzo della situazione e spiega al figlio che è arrivato il momento di fondersi. Gli poggia un orecchino Potara per fare la fusione, gli spiega cosa deve fare e da qui nacque il guerriero supremo, Gokan, la fusione padre e figlio che da lì a poco avrebbe salvato l'universo. Mentre che sta per teletrasportarsi sulla Terra, viene colpito da un colpo dell'aura. L'artefice di questo colpo era Majin Buu, che aveva captato e raggiunto i due Saiyan sul pianeta. Nel frattempo Bardock scappa dalla distruzione del pianeta, salvandosi teletrasportandosi sul pianeta Neonamè. Qui si consuma lo scontro epocale. Super Buu pesta Gokan, che ancora non è al 100% delle sue forze. Il Saiyan si demoralizza e viene colpito ripetutamente da Buu, mentre ripete di essere debole e non all'altezza del nemico. Qui Buu, arrabbiato e deluso della debolezza dell'avversario, lancia una sfera potentissima dalle dita verso Gokan. La sfera lo colpisce in pieno, solo che al divamparsi del fumo generato dall'esplosione, il Saiyan è intatto e si mette a sghignazzare prendendo in giro il nemico che pensava di aver sconfitto Gokan. Qui il Saiyan si scaglia a velocità ultrasonica sul nemico e lo riempie di colpi potentissimi, poi usa una super Kamehameha e una combo selvaggia. Gokan, ormai stufo, decide di farla finita e disintegra Super Buu usando il suo colpo più forte. Sconfitto il demone, Gokan, tramite Rekaio si mette in contatto con Bardock e gli chiede di evocare Polunga. Qui i guerrieri rimasti esprimono tre desideri. Il primo è far resuscitare tutte le persone buone uccise in quella giornata oscura. Il secondo è rigenerare tutti i pianeti distrutti. Il terzo è... E volevi! Ti sarebbe piaciuto dicessi il terzo desiderio? E invece no, ragazzi! Dovete aspettare il prossimo episodio di Dragon Ball What If. Sì, lo so, sono veramente cattivo, ma tranquilli che l'attesa verrà ripagata con l'inizio della saga Super. Fatemi sapere, come al solito, cosa ne pensate dell'episodio di Dragon Ball What If. Ovviamente, ragazzi, lasciate un commento, mettete mi piace, condividete il video con i vostri amici, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, attivate la campanella per avere tutte le notifiche del canale, entrate nel gruppo Telegram e nel gruppo Discord che trovate qui sotto in descrizione per poter parlare con me e altri The Riddles. Se vi va di avere le mie mod in accesso anticipato, in accesso esclusivo e di supportarmi, oppure di farmi semplicemente delle richieste a pagamento, potete farlo nel mio Patreon, trovate il link qua sotto in descrizione. E niente ragazzi, per questo video è tutto, spero di cuore che vi sia piaciuto, noi ci vediamo ad un prossimo video, ad una prossima live, un saluto alla Feraz, bella!